Il latte dolce sfida l'Aquila, una delle corazzate di categoria aspirante al trono di grande con ambizioni da gran salto. Chialvani Sanna di Sassari lancia in campo il suo ultimo acquisto, volto noto nel pallone isolano Steri. 11 bianco-celeste che si adatta alle assenze dal regolamento fuori quota. Ancora dentro il portierino Millennial Pitalis, attacco affidato a Palmas, Canalini e Scognamillo. Fuori Usai e anche Ruggiu e Santoro. I primi 10 minuti di gioco scorrono via senza note da taccuino. L'Aquila si presenta ben coperta con una retroguardia che in copertura schiera 5 uomini a difesa della porta di Farroni. Latte dolce in versione offensiva caccia di spunti da offrire sui avanti. Al 23esimo, inaspettato, arriva il vantaggio aquilano. Un lancio centrale da oltre metà campo pesca Russo sulla tre quarti e l'usa la guardia del difensore di casa, l'attaccante punta la porta, supera Pitalis in uscita e innesca per lo 0-1. I sassaresi provano a reagire, alla mezz'ora la bordata di Mereu non c'entra il bersaglio, ma il latte dolce ci prova. Il piatto al volo di Del Rio trova la gran parata di Farroni, giallo a Pepe, forcing isolano e l'Aquila pronta a ripartire pericolosa con i suoi attaccanti. Un minuto di recupero e tutti nello spogliatoio con gli abruzzesi in vantaggio con il minimo scarto. Nella ripresa subito l'Aquila in avanti con la difesa sarda a liberare in angolo. Si scalda tutta la panchina ospite. Al 48esimo Cocco pesca Canalini sulla destra. Gran tiro che esce di un nulla al lato alla sinistra di Farroni. Al 54esimo Arboleda mette giù in aria Canalini. Rigore. Batte l'attaccante ma Farroni para tuffandosi alla propria destra. Espulso Mister Morgia per protesta. Pressione sassarese, ammonizione per Cocco, dentro Brenci per Zane, Pepe già ammonito, rimedia il rosso con intervento falloso e lascia gli ospiti in inferiorità numerica. Al minuto 83 è Brenci a sfruttare al meglio ripartenza e leggerezza avversaria, regalando il raddoppio ai suoi. Lo 0-2 mette il sigillo al match e condanna il latte dolce alla sconfitta casalinga. Strameritato credo, perché abbiamo fatto sempre noi la partita, anche giocando molto. Poi nel secondo tempo siamo caduti nel trabocchetto di accettare queste pallolate, questo gioco lungo dove noi non siamo per niente bravi e abbiamo anche rischiato, però poi siamo stati bravi a tenere la partita. Il portiere ha fatto un miracolo sul rigore. E poi abbiamo avuto l'occasione di fare, abbiamo fatto il secondo, poi dovevamo fare il terzo, il quarto, perché le occasioni più clamorose sono state le nostre anche nel secondo tempo. Quindi abbiamo perso un po' il pallino del gioco, loro hanno cominciato a tirare palle in avanti, noi dovevamo essere un po' più tranquilli su questo. Però non siamo abituati noi a non giocare, quando non giochiamo perdiamo la bussola. È una squadra completamente nuova, che sta a diversità di tutte le squadre di questo girone. L'unica squadra nuova è questa, perché tutti i giocatori che nemmeno si conoscevano e che stiamo pian piano cercando di fare quadrare il cerchio, perché oggi Steri ha fatto 2 allenamenti con noi. Noman ha fatto l'altra settimana e basta, quindi c'è già una squadra nuova che si sta rinnovando totalmente, quindi sotto questo aspetto devo dare merito ai ragazzi, perché una squadra totalmente nuova che gioca un buon calcio non è facile da assemblare. Io